Precipitosi in attacco e sciagurati in difesa, l'Agnone rimedia solo al 95esimo ad una sconfitta che avrebbe avuto dell'incredibile. Nei 10 minuti finali l'Elpidiense pecca di inesperienza, incapace di gestire il doppio vantaggio. Avvio spigliato e veemente dell'Olimpia che torna al Civitelle con la casacca granata. Agovino conferma il 4-3-3 pur in assenza di Pifano e Grieco. Di Vito, servito da Siciliano all'ottavo, solo davanti a Natali, angola troppo il destro, palla fuori. Meno di 2 minuti e l'Elpidiense si divora il vantaggio. Micheli elude la trappola del fuorigioco, ma non i riflessi di Pezzone che si rifugia in angolo. Emili sceglie un più coperto 4-4-2. Angelini e Micheli le bocche da fuoco. Ci riprova Di Vito dal limite dei 16 metri. Natali è costretto a salvarsi con i pugni. È un monologo dei padroni di casa che giocano a ritmi sempre elevati. A metà tempo l'attacco agnonese è tambureggiante. Natali, portiere ospite, goffo ma efficace sulla punizione di Siciliano. Poi si esalta su tiro a colpo sicuro del centravanti Acquaro. Alla mezz'ora quello che non ti aspetti. Natali dalla sua area di controbalzo lancia in contropiedi Micheli. Pesce Rojas recupera di testa. La corrente Angelini al volo scocca una fiondata potente ed angolata. Capitola Pezzone, 1-0 per l'Elpidiense Cascinare. I granata accusano il colpo. Gli avversari di mister Emili sono più sciolti. Di Vito, sempre lui, si ripresenta prima dell'intervallo a tu per tu con Natali. Ad avere la meglio, manco a dirlo, il portiere ospite. Agovino, probabilmente deluso dal primo tempo dei suoi, sceglie di restare seduto in panca anche nell'intervallo. Ma la scossa c'è ed arriva dopo neanche 60 secondi. Angolo raccolto da Siciliano per la testa di Tammaro. Aleruzzo a rimorchio raccoglie e supera Natali per l'1-1. Siciliano tenta la fortuna da fuori area, la palla sibila di poco alta. L'Elpidiense è viva ed è letale ancora con la coppia d'attacco Micheli Angelini. Su affondo di Marilungo, subentrato a Fabiani, frittata nel disimpegno dei locali e per il numero 9 avversario si concretizza la doppietta. Agovino corre ai ripari. Fuori Salvatore, un difensore per Orlando, il beniamino di casa, che si porta a destra nell'attacco. Al minuto numero 25 Pesce Rojas lascia il campo per Baratto, Olimpia 3 in difesa. Un minuto appena e la difesa di casa colleziona un'altra perla. Pezzone dimostra tutti i suoi limiti con i piedi e consegna ad Angelini l'assist per la tripletta della giornata. Corradetti si carica sulle spalle i suoi sodali, Urbani rinforza gli ormeggi con Melchiorre in mediana, gli fa spazio l'ottimo Micheli. Per l'Olimpia si riaccende la luce con Acquaro al 36esimo, Barattolo serve con il contagiri in area, Natali è superato per la seconda volta. Quando l'Elpidiense pregustava il sapore dei 3 punti, Acquaro al 5° di recupero sigilla il risultato di parità. In una partita ricca di colpi di scena, emozioni, ma anche di pesanti errori.